Mauro Bonaiuti, direttore tecnico della Bakery Piacenza, Bakery che ha finito l'amichevole contro Mantova, perso di sole 6 lunghezze contro una formazione attrezzata molto bene per la categoria superiore. Ci sono dei grandi passi avanti. Sì, il punteggio non ci interessava assolutamente, volevamo solo una risposta dai giocatori che oggi l'hanno data. Siamo contenti per la risposta, ma è una base da cui partire ora, dalla prima amichevole da mercoledì con Crema e soprattutto il torneo per prepararci per il campionato. Da qua ripartiamo e dobbiamo migliorare giorno dopo giorno. Ecco, a che punto è questa Piacenza che, l'abbiamo detto, ha avuto qualche passaggio a vuoto? Sicuramente, possiamo solo dire che non abbiamo avuto Soragna, che sappiamo tutti la sua importanza. Samoggia si allena da qualche giorno per qualche problema fisico che ha avuto e un po' nei piccoli stavamo soffrendo, per cui ci siamo allenati in pochi. È una preparazione abbastanza mirata ma abbastanza pesante, però è quello che volevamo per essere pronti tra 2 settimane. I miglioramenti ci sono e non bastano ancora, dovremo migliorare ancora e soprattutto per essere pronti per le squadre della nostra categoria. 2 settimane all'inizio di un campionato che si preannuncia veramente difficile, l'abbiamo visto, Orzinuovi una delle corazzate, Bergamo un'altra, ma sono diverse le squadre veramente costruite bene. Come tutti sanno è il girone più difficile della Serie B, squadroni costruiti con 10, quasi 11 giocatori titolari, durissimo sarà, ma anche per loro bisogna prepararsi bene e soprattutto bisogna arrivare pronti fisicamente di testa per verso marzo-aprile, nei momenti che contano. Stiamo lavorando per questo e saremo pronti dal 1 ottobre a giocare contro Desio.